bimbo di appena un anno e mezzo è caduto dalla finestra di un'abitazione ed è precipitato per 5 metri nel vuoto. È successo alle prime luci di questa mattina in un appartamento della Caritas in via Fonte Veneziana ad Arezzo. A dare l'allarme la vigilanza interna della struttura di accoglienza. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 e la polizia. Il piccolo, che non ha mai perso conoscenza, è stato portato in un primo momento all'ospedale San Donato di Arezzo in ambulanza, dove i medici hanno proceduto a stabilizzarlo prima del trasferimento in codice giallo con il Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo nella caduta ha riportato un politrauma. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione, spetterà la polizia che conduce le indagini chiarire i contorni di questa vicenda. La madre del piccolo, una 37enne di origini romene, sentita in questura come testimone, ha dichiarato che al momento dell'incidente stava dormendo. Con lei nell'appartamento due gemellini di un anno e mezzo ed un altro bimbo più grande. Uno dei due gemelli si sarebbe arrampicato e poi precipitato nel vuoto. Il PM di turno, Angela Masiello, ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui è avvenuto l'incidente ed ha dato disposizione affinché i figli della donna venissero dati in affido provvisorio.